Con una sottile ironia, il primo cittadino di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, mostra in un video l'inizio dell'avvio dell'ultimo dei primi sei cantieri del 2022. Ridiamo, dichiara Franco Alfieri, ai cittadini di Capaccio Pestum i bagni pubblici della villa comunale di Torre. Buongiorno, oggi apriamo l'ultimo dei sei cantieri che avevamo programmato, quello del ripristino dei servizi igienici della villa comunale Sant'Anna di Torre. Qualcuno ha detto che i bagni già c'erano. Prego di filmare i bagni che c'erano. Anche l'altro. Bagni extra lusso. Comunque, bando alle chiacchiere, un cantiere utile che realizziamo con fondi di bilancio. Ecco, perciò qualcuno potrebbe dire non l'avete fatto prima, ma stiamo facendo tante cose con piccoli interventi che non sono piccoli perché sono 74.000 euro, ma ne abbiamo fatto a decine. E poiché anche con un uso coraggioso ma nello stesso tempo parsimonioso, perché non mettiamo in tensione il nostro bilancio, gli interventi da fare, i bisogni insomma da assecondare sono tantissimi, ma siamo giunti anche a questo e quindi fra qualche mese la villa comunale avrà i suoi servizi igienici e soprattutto questo degrado sarà alle nostre spalle.